Capitolo ottavo. Lo zaffiro nero di Calu. Il popolo degli alberi, che ha stretto un accordo segreto con Ming, tiene prigionieri Flash Gordon e i suoi amici in una cella sotterranea. Venuto su Marte, il principe Barin del pianeta Mongo raggiunge di nascosto i suoi vecchi amici terrestri e li aiuta a fuggire. Da Barin, Flash Gordon apprende che nella foresta pietrificata esiste uno zaffiro nero capace di annullare i poteri magici di Azzura e decide di impadronirsene. Sopraggiunge un razzo nemico e appena resta senza sorveglianza, Del si accinge a cogliere l'occasione per aiutare Flash Gordon. Tutti di là, presto! Fermiamo il terrestre prima che scappi via. Eccola, Flash, raggiungiamolo. Thank you.
una bomba provvidenziale. È il momento di prendere lo zaffiro nero. Prendeteli! Flash! E lo zaffiro nero? Ho preso lo zaffiro! Andiamocene via! Presto! Sei in gamba, Effie. Chi te l'ha data quell'altra? Ah, l'ho comprata dalle guardie di Ming, arrivate in volo poco fa. Su, svelti ragazzi, legate coi brutti musi e filiamo via. Dov'è Del? Dov'era prima? Io sono venuto ad avvertirvi del razzo nemico. Effie, quel razzo ci ha aiutato a prendere lo zaffiro nero. L'avete con voi? È nella mia cintura. Senti, quel coso non protegge dalla magia solo te che lo porti, ma anche noi. Certo. Proprio per questo il popolo della foresta non temeva Azura. Su, raggiungiamo Dale. Ehi, hey, calma, aspettate! Dove sei? Sta ritornando. Dammi quell'arma, Effie. Dale! Flash! L'hanno colpito? È grave? Forse sì. La ferita è profonda. Portiamolo con quel razzo dagli uomini d'argilla. Ci aiuteranno a curarlo. Buona idea. Dammi una mano, Varin. Che cosa è successo? Hanno ferito Happy. Lo portiamo dal popolo d'argilla. Bentornati, terrestri. Abbiamo bisogno di aiuto. Sbrigati, guidaci dal tuo re. Maestà, gli uomini della terra. Che cosa gli è accaduto? L'hanno ferito gli uomini degli alberi. Oh, ci dispiace molto. Presto dobbiamo sottoporlo ai vapori risananti. Di qua, seguitemi. Sdraiatelo lì sopra. Faccio io, Vari. Quei vapori naturali lo guariranno in breve tempo. Ma perché vi siete battuti contro il popolo degli alberi? Mentre cercavamo di portare via lo zaffiro nero dal tempio del dio Kalu, ci hanno attaccato. Lo zaffiro nero del dio Kalu? L'avete preso?
Magnifico. Questa straordinaria pietra preziosa è l'unica cosa su Marte in grado di rendere inoffensiva la magia di Azura. Sì, ci servirà ora che torniamo da lei. Dobbiamo porre fine a quel raggio che sta devastando la Terra. E dopo? Dopo costringeremo Azura a venire qui e libererà tutti voi dal sortileggio. Grazie, amico terrestre, grazie. Comunque vada, conta sempre sulla nostra riconoscenza. Va un po' meglio, Abby? Direi di sì, grazie. Credo che ci vorranno almeno 2 o 3 giorni prima che i vapori completino il loro effetto benefico. Ma forse sarà bene che il tuo uomo di scienza rimanga qui ad assistere il terrestre ferito. Preferirei venire anch'io, Flash. Ma temo che Abby abbia bisogno di me. Bene, Zarkov, rimane qui anche Zeus. Bari, ritorniamo al razzo. Meglio il veicolo sotterraneo. Ci sono uscite che Azura non ha ancora scoperto. Non credi che ti convenga approfittarne? Certo, mi sembra un'ottima idea. Non lasciare mai, Abby. Non preoccuparti, Flash. Muoviamoci. Stati inviati dal tuo sovrano. Indicaci come si entra nel palazzo di Azura. Va bene, terrestri, seguitemi, da questa parte. Ecco, quei gradini conducono dietro alla sala del trono. Bene. Ancora nessuno dei piloti in volo ha avvistato i terrestri, maestà. Continua a tenerti in contatto con tutte le squadriglie e avvertimi se ci sono novità. Senti niente? La regina sta parlando con uno dei suoi ufficiali. Puoi tornare dal tuo imperatore Ming. Grazie, maestà. Vado a riferirgli la situazione. Convoca il comandante della flotta aerea. Guiderò personalmente la ricerca di Flash Gordon. Non devi cercarmi, mi hai già trovato. Starei fermo se fossi in te. Bari, disarmalo e rinchiudilo con gli altri là dentro. Spiacente, ma adesso devi andartene via con il principe Bari. Nessuno può dare ordine ad Azura, la regina di Marte. Se preferisci, prendilo come un invito. Tu non conosci i miei poteri. Basta con le chiacchiere, ci rivedremo quando avrò sistemato il raggio. Ti pentirai amaramente della tua impudenza. Pare che la tua magia non funzioni su di me. Lo zaffiro nero di Caro. L'hai tu? Sì. Ora farai come ho detto. Barin, conducila dagli uomini d'argilla. Maestà. Dimmi, Cantor. Quest'ultimo campione risulta molto meno puro dei precedenti. Significa che ormai l'azoto della Terra comincia a scarseggiare. La vita su quel pianeta ha le ore contate. Avanti, mettilo nel depuratore. Puoi andare, Cantor. Maestà imperiale,
I terrestri sono sfuggiti agli uomini degli alberi. Gordon si è impadronito dello zaffiro nero e ha preso prigioniera la regina Azzurra. È ancora nel palazzo adesso? Sì, insieme al principe Barin di Mongo. Tenterà di fermare il vostro generatore. Bene, noi gli prepareremo una bella trappola, Crana. Vieni con me. Non muoverti e non fiatare. Sei solo qua dentro? Sì, gli altri sono stati chiamati poco fa dall'imperatore Ming. Bene. Metteremo fuori uso il generatore. Il generatore del raggio? Ming ti ammazzerà. Forse, ma prima distruggo tutto. Dove sono i quadri di controllo? In quella stanza laggiù. Va avanti. Qua dentro. Perché mi hai mentito? Non vedo quello che cercavo qua. Salvare Flash Gordon ormai.